Lì, no, a parte diciamo, la segheria, eccetera, c'erano diciamo, dei contadini che facevano degli cereali, che chiamavano il grano saraceno, o poi fagioli di vario tipo, patate, eccetera, eccetera. E c'era uno scambio tra questi paesi con noi, per esempio mi portavano l'olio perché loro su non c'era, prendevano i fagioli, eccetera. Sono stati di cose che erano interessanti. Ma erano in relazione di più con Serra o con Stilo? No, facevano sia con Pazzano che con Stilo Bivongi, c'era un sacco di gente, sia di Stilo, sia di Pazzano che di Bivongi che andava e veniva, c'era commercio così, e altri lavoravano. Allora c'era anche a due passi la famosa acqua di Mangiatorella, che erano due fontanelle, quella era veramente l'acqua diciamo eccezionale, faceva benissimo sia i reni che diciamo l'intestino. Successivamente quando l'hanno, adesso sono pozzi che vanno a fondo di sacche di acqua, dicono che è di Mangiatorella, ma io d'accordo, però no. Non è più quella naturale vera, sempre. Io penso che quella niente meno può arrivare perfino dal mare, perché le pozze arrivano fino a 700-800 metri sotto. Sì. E quella zona lì avrà un'altezza di 600-700 metri dal livello del mare. Per cui qualcuno dice potrebbe esserci anche l'acqua che filtra che fa una vena così. Non so, sarebbe un geologo che mi accertasse la veridicità, ma però la gente dice queste cose, io non. Beh, mettere la mano sul fuoco. Ci sono i chimici comunque che controllano. Così praticamente Ferdinandea è praticamente morta. Dopo più o meno verso che periodo ha iniziato a essere abbandonata? Da quello dell'alluvione in effetti. Poi, come dicevo, verso il 52-53 tutta quella gente che era anche che veniva dall'Alta Italia, da Domodossola, quello che guidava quel camion, no? Era di Domodossola, si chiamava Rampini, aveva tre ragazze e femmine e due ragazzini, una era della mia stessa età, con quella passavamo il tempo il giorno a chiacchierare. Poi mi hanno attribuito che ero fidanzato con una sorella che si chiamava Rita, io non ci stavo diciamo neanche, avevo 8-10 anni quindi. Ho capito. Ho saputo poi che sono trasferiti al loro paese, poi di là sono scomparso praticamente, non abbiamo più.